Esistono buone ragioni per pensare che Leonardo sia stato molto felice a Milano. Come è stato indicato da William Suida nel gran libro su Leonardo e la sua cerchia, 1929, la Milano di Ludovico il Moro è stata per Leonardo la città dei più grandi trionfi e di una soddisfazione profonda nello spiegamento completo del suo genio. In pochi anni era diventato la personalità più forte e più ascoltata come organizzatore di spettacoli, come consigliere in ingegneria, come architetto e, ben inteso, come pittore, con ritratti d'una tecnica sapiente, la Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino, il musico e le grandi commissioni che tutti conoscono, la Vergine delle Rocce ed infine la cena. Il suo campo d'attività non ha smesso d'estendersi in un modo sorprendente e, diciamolo pure, pericoloso. Ma egli intendeva davvero dominare tutto in un medesimo tempo. Teniamo presente, innanzitutto, che verso il 1487-88, in un clima culturale palesemente favorevole alla riflessione e alle teorie, Leonardo incomincia a mettere per iscritto le proprie osservazioni tecniche e abbozza una prima versione del Trattato della pittura. Questa preoccupazione, che rende più profondo il suo ruolo e lo assillerà fino al suo ultimo giorno, merita una certa attenzione. È infatti a Milano che compare Leonardo professore,
Leonardo centro di una scuola che egli si diverte a definire Accademia Vinciana, e non v'è dubbio che intendesse promuovere una riforma della pittura contemporanea. Non dimentichiamo che per lui la storia della pittura si riduceva a due nomi, Giotto e Masaccio, prima della nuova era che spettava a lui inaugurare come solo vero discepolo della natura. È ciò che si legge in un passo famoso del Codice Atlantico del 1490. Il pittore avrà la sua pittura di poca eccellenza, se quello piglia per altore l'altrui pittura. Ma se egli imparerà dalle cose naturali, farà buono frutto. Come vedemo in ne pittori dopo i Romani, i quali sempre imitorono l'uno dall'altro, e di età in età sempre andaro detta arte in declinazione. Dopo questi venne Giotto Fiorentino, il quale, nato in monti solitari, abitati solo da capre e simil bestie, questo, sendo volto dalla natura a simile arte, cominciò a disegnare su per i sassi gli atti delle capre, delle quali lui era guardatore, e così cominciò a fare tutti gli animali che vedeva, in tale modo che questo, dopo molto studio, avanzò non che i maestri della sua età, ma tutti quelli di molti secoli passati. Dopo questo l'arte ricade, perché tutti imitavano le fatte pitture, e così di secolo in secolo andò declinando, insino a tanto che Tommaso Fiorentino, scognominato Masaccio, mostrò con opera perfetta come quelli che non pigliavano per altore altro che la natura, maestra dei maestri, s'affaticavano invano. Cosa voglio dire di queste cose matematiche? Che quelli che solamente studiano gli altori e non l'opera di natura, son per arte nipoti, non figlioli dessa natura, maestra de boni altori. Odi, somma stoltizia, di quelli i quali biasimano coloro che imparano dalla natura, lasciando stare gli altori, discepoli dessa natura. Campo di battaglia fra il leonardismo dominatore e gli artisti numerosi e seri dell'ambito lombardo. In uno studio ormai vecchio, 1917, ma sempre valido, Roberto Longhi ci ha messi sulla strada. Per noi il quesito più interessante nella pittura milanese del 400 è la resistenza al leonardismo. Per un lato, con la tradizione Foppa Vergognone, costretta infine a esiliarsi a Brescia. Per l'altro, con i germi lasciati a Milano dagli esempi dei Ferraresi e di Antonello, e con il bramantinismo. Leonardesca si oppone sia alla pittura dolce e chiara dei primi, sia allo stile dei secondi e al cubismo geometrico del bramantino. (Susurra)
siamo adesso di fronte al Louvre e dietro di noi c'è l'Arco del Carusel, che è un ricordo bellissimo delle vittorie e dei fasti napoleonici. E questo ci dà l'occasione di ricordare un fatto importante per la storia di Leonardo. Tutti i manoscritti dell'Ambrosiana, ivi compreso il Codice Atlantico, sono stati allora portati a Parigi e studiati per la prima volta e pubblicati dall'abate Giambattista Venturi. È stato il punto di partenza, come dire, di un rilancio della leggenda di Leonardo, scienziato e inventore di tutte le cose originali del mondo moderno. Allo stesso tempo, i dipinti che oggi sono studiati sempre nel Museo di Louvre, con l'aggiunta di alcuni pezzi di copie, di allievi e così via, questi dipinti sono stati visti, imitati, copiati da pittori francesi e stranieri e fra di loro Proudhon, quello famoso Proudhon che è stato elogiato da Stendhal in un modo tale, con un po' di confusioni con Leonardo e Correggio, però è stato anche questo un momento importante nello sviluppo della gloria di Leonardo. La grande riforma leonardesca tendeva a restringere l'uso del colore e a sviluppare dunque una pittura scura. Tutta la storia dell'arte pittorica ne è stata cambiata. Nella sua magistrale raccolta delle vite, il Vasari, fin dal 1550, era obbligato a renderne conto. Ma questa ricerca esclusiva dei trapassi sottili, degli effetti morbidi che vanno dal chiaro all'oscuro, in una parola lo sfumato, era lo strumento di un'espressione più affinata e più accentuata dei sentimenti, i moti dell'anima, che concentrano l'attenzione innanzitutto sui volti. È cosa mirabile che quello ingegno, che avendo desiderio di dare sommo rilievo alle cose che faceva, andava tanto con l'ombre scure a trovare i fondi dei più scuri, che cercava neri, che ombrassino e fussino più scuri degli altri neri, per fare che il chiaro, mediante quegli, fussi più lucido. Ed infine riusciva questo modo tanto tinto, che non vi rimanendo chiaro, avevo un più forma di cose fatte per contraffare una notte che una finezza del lume del dì. Ma tutto era per cercare di dare maggiore rilievo, di trovare il fine e la perfezione dell'arte. Il leonardismo è una volontà di fascinazione psicologica che creerà un certo numero di opere, comunque irresistibili, grazie a un modellato particolare del volto. Il sorriso teso e distante che ognuno conosce è stato epidemico. Molti pittori, a cui sfuggiva il senso generale della riforma leonardesca, l'hanno adottato come una marca obbligatoria di modernità. Luini, per esempio, non è mai riuscito a disfarsene. Una certa maschera femminile si impone rapidamente alla moda. Il tipo leonardesco ha avuto purtroppo questo successo e le strane figure congelate, come la Venere di Marco Doggiono,
ne sono la conseguenza. Anche i pittori d'altra obbedienza dovevano imbattervisi. La composizione solenne del maestro della Pala Sforzesca ne è la migliore dimostrazione. Due formule interferiscono qui a tal punto che si è talvolta tentati di credere alla collaborazione di due pittori. L'uno, autore dei costumi e degli apparati decorativi con la maniera affettata, che era in fondo quella dei Visconti e di Milano, capitale della haute couture e del lusso. L'altro, più o meno fedele a Leonardo, autore dei volti. Fino ai 20 anni egli vietava loro del tutto l'uso del pennello e dei colori, facendoli esercitare soltanto con lo stilo di piombo e scegliere e riprodurre con diligenza gli insigni modelli delle opere più antiche, a imitare con tratti semplicissimi la forza della natura e i contorni dei corpi, al fine che l'avido ingegno dei giovani non fosse attratto dal fascino del pennello e dall'incanto dei colori, prima di aver imparato a rappresentare in esatte proporzioni le immagini delle cose, anche senza la presenza dei modelli. Parecchi allievi si sono succeduti nella bottega di Leonardo. Copie, ripetizioni, varianti, derivazioni dalle opere principali sono innumerevoli e le attribuzioni incredibilmente difficili. Si tratta di una situazione piuttosto nuova, che soltanto ora incomincia a poter essere districata. Sembra che a un certo momento gli allievi, dopo una certa ascesa preparatoria, diventassero collaboratori. Il lavoro di gruppo è sempre esistito nelle antiche botteghe, ma nel caso di Leonardo, se si dà credito a una curiosa affermazione del Lomazzo, la loro partecipazione era costante e notoria. Spero dire che nel moto e disegno fui sì perfetto circa le cose di religione che molte genti mossi a pigliar di l'animo delle figure che disegnato prima aveva, ancora che da miei creati pinte di poi fussero. Il mistero di alcuni quadri considerati perduti, Madonna dei Fusi, Madonna col Gatto, Madonna della Bilancia, si chiarisce un poco se si pensa che il modello completo e autografo del maestro non è mai esistito. Sui migliori di questi quadri può essere necessario apporre due nomi. Leonardo, insomma, dava l'abbozzo, creava il motivo, definiva il moto espressivo e affidava l'esecuzione al Boltraffio per i ritratti e le Madonne, a Marco Doggiono o al Salaino per le composizioni di più ampio respiro. Si ha talvolta l'impressione che il maestro prendesse gusto a mettere in circolazione formule di composizioni nuove. Intorno allo straordinario schema formale della Sant'Anna vi fu ogni sorta di variazioni che modificavano il paesaggio, spostavano o semplificavano le figure. 70 libertà era possibile nella collocazione degli elementi, ciò significa che nell'opera iniziale Leonardo non aveva precisato tutto. Poiché egli aveva creato tutto un repertorio originale, di vegetali per il primo piano, di paesaggi azzurri e glaciali per l'orizzonte, il quadro diveniva facilmente una tarsia di motivi.
Vorrei insistere un po' su questo fatto del fenomeno del leonardismo, cioè la diffusione dell'arte e dei modelli del pittore un po' dappertutto. Ci sono due aspetti diversi di questo fenomeno. Il primo è l'invenzione di tanti tipi di madonne o di madonnine piuttosto, perché generalmente si tratta di quadri piccolissimi e con atteggiamenti originalissimi, forse un po' strani, e di un'enorme diversità. Tanti tipi sono stati inventati da Leonardo e questo era una tentazione per tutti i pittori dell'epoca di ripetere questi modelli, e naturalmente senza essere capaci di arrivare all'altezza, alla qualità dello stile di Leonardo. Questo è il primo fatto. Il secondo, più difficile forse da capire, ma non meno importante, è questo. Leonardo inventava sempre nuovi motivi, nuovi particolari. Studiava dei fiori, studiava ricami, studiava i paesi. Aveva delle idee originalissime sulle fogge dei vestiti e così via. E tutto questo che rimaneva sui disegni era conosciuto dagli allievi, dai discepoli, da ognuno che poteva procurarsi qualche pezzo di Leonardo. E allora ne risultava una tentazione di comporre quadri fatti così, per così dire, ha commesso un vero puzzle di motivi senza l'unità necessaria. Fra i quadri derivati dalla Sant'Anna ve n'è uno del Metzis che ha semplificato la scena, prelevandone soltanto la Madonna, il Bambino e l'Agnello. Il suo paesaggio alla fiamminga si oppone a quello di Cesare da Sesto, che anche lui ha ristretto la composizione inquadrandola in un paesaggio alpino. Con il Metzis incontriamo il problema delicato, ma capitale, dei legami di Leonardo con la pittura fiamminga. Si può ammettere che a Milano questi siano sempre esistiti. Preoccupato com'era della tecnica, dell'esecuzione fine, lucente, unita, consentita soltanto dall'olio, Leonardo doveva apparire come il grande specialista della pittura vera, come un professionista incontestato. Ma molte delle sue trovate, delle sue idee brillantemente tradotte dal disegno e note a noi tramite questo, non trovavano prolungamenti nella pittura italiana. Si viene a scoprire, con una certa sorpresa, che sono i Paesi Bassi e, singolarmente, l'opera del Metzis ad aver filtrato, senza che si sappia bene in qual modo, certe invenzioni di Leonardo. Ne sono un esempio alcune figure e i quadri rappresentanti scene grottesche che riprendono gli stessi motivi di alcuni disegni leonardeschi. Mentre tutto questo aspetto della sua opera, delle sue proposte, se così si può dire, sfuggiva agli allievi e agli imitatori italiani. V'era nella fantasia del maestro tutto un registro buffonesco che tendeva alle scene di genere di cui i fiamminghi hanno fatto uso proprio. Il leonardismo, quindi, comporta molte esportazioni invisibili. Può rendere conto del leonardismo in Lombardia e, in via più generale, di tutto ciò che riguarda Leonardo
con i mezzi soliti della storia. Si parla di influenza quando si tratta di intossicazione. Si ricercano relazioni precise tra maestro e allievo allorquando si è, di fatto, in presenza di collaborazioni di un tipo nuovo. Si ricostituiscono laboriosamente prestiti o scambi di bottega, mentre si dovrebbe ricostituire una comunicazione fatta di suggerimenti, provocazioni, discorsi. Se la pittura è cosa mentale, essa è accompagnata da dibattiti di idee. Ed è qui che Leonardo era incomparabile, al punto di trascinare gli spiriti verso delle chimere. La pittura, arte suprema, è virtualmente atta a rappresentare tutto, ma vi sono tante cose, tanti misteri e tante meraviglie da esprimere che le si chiede l'impossibile. Di fatto il successo di quello che noi storici dell'arte chiamiamo la pittura scura è un fenomeno più che notevole dei primi anni del Cinquecento. Pittura scura, cosa vuol dire? Vuol dire la pittura basata su effetti di sfumato, tipicamente leonardesco, e questi effetti di sfumato implicano una specie di, come dire, di modalità psicologica piena di, se posso permettermi un gioco di parole, di sfumature psichiche, col riso, il sorriso, il viso con un'espressione di pianto e così via. E basta per capire l'ampiezza del fenomeno ricordare a Firenze la maniera fine, dolce, grigia di un Andrea del Sarto, uno dei maggiori pittori dell'epoca, e l'influenza senz'altro fondamentale, decisiva, dei moti psicologici, per usare la parola leonardesca, e dello sfumato sul giovane Raffaello, che non si capisce nel suo sviluppo senza questa tappa leonardesca. Naturalmente c'è ciò che abbiamo commentato e discusso più a lungo, la reazione dei lombardi, dei pittori lombardi, che anche loro hanno più o meno bene capito e sfruttato il modello leonardesco. Tutti questi fatti, ben noti nell'insieme, però non ancora forse abbastanza approfonditi, ci spiegano perché la presenza di Leonardo in un senso è sempre attuale e il fascino del leonardismo sempre vivo e, secondo noi, sempre degno della nostra attenzione.